Buonasera e benvenuti al TG regionale del Trentino Alto Adige. Continua a far discutere l'obbligatorietà dei vaccini. Oggi il Senato ha ammorbidito alcuni aspetti del decreto legge, ma la questione è stata trattata anche in Consiglio regionale a Bolzano. Io Giorgio Veralli. Un centinaio di persone convocate dall'associazione Vaccinare Informati ha manifestato in piazza Magnago in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale. Chiedevano libertà di scelta per le famiglie sulle vaccinazioni a cui sottoporre i loro figli. Hanno poi seguito il dibattito in aula sul documento voto presentato da 13 consiglieri, primo firmatario Andrea Spöder. Chiede che Parlamento e Governo rivedano il decreto legge sulle vaccinazioni, sostituendo le misure coercitive con altre misure comunque idonee a rispettare le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La votazione, per parti separate, ha visto la premessa respinta con 25 voti a favore e 27 contrari. La prima parte del dispositivo è stata invece approvata con 39 sì e 16 no, mentre la seconda parte con 53 voti a favore, un no e una astensione. Intanto però a Roma il Senato aveva già approvato un testo con importanti novità. I vaccini obbligatori sono stati ridotti da 12 a 10 e le sanzioni amministrative sono meno severe. La multa, che poteva raggiungere i 7.500 euro, nell'ultima versione è compresa tra i 100 e i 500 euro. Cancellata anche la norma che stabiliva la perdita della patria potestà. Proprio grazie a queste modifiche, anche i parlamentari regionali del Gruppo per le Autonomie hanno votato a favore del provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 6 agosto e che deve ancora passare all'esame della Camera. È sempre in